ragazzi, benvenuti in questo video. Noi siamo i MarvinTube e questo è un video speciale dedicato al canale dei Grand Grabbers. Esattamente. In questo video parleremo di 6 film ispirati ai videogiochi e li divideremo in 3 brutti e 3 belli. Ok, io direi di iniziare subito con i 3 film più brutti, secondo noi ovviamente. Sì, così ce li togliamo da davanti e buonanotte. Questi film saranno detti in ordine casuale, quindi non una classifica ragazzi, ma solamente random, casuale. E ovviamente saranno scelti secondo il nostro gusto, esatto, e secondo la nostra opinione. De gustibus. Il primo film che vi citiamo per la categoria brutti è Doom. È Doom. Uno dei videogiochi più influenti nella storia per aver ispirato gli FPS, sì, che poi tutti quelli che conosciamo oggi anche giorno, moderni, esattamente, derivano anche da Doom, Wolfenstein e via dicendo. Il film è stato distribuito nel 2005 negli Stati Uniti e nel 2006 in Italia. La trama di questo film è molto semplice, infatti inizierà con degli scienziati, sì, che si trovano su Marte per delle ricerche scientifiche, vengono attaccati da un'entità strana, aliena, e scapperanno. E cercheranno di sfuggire, alcuni loro non ce la faranno, e quindi dei Marines della Terra verranno, sì, spediti su Marte tramite un teletrasporto chiamato Ark. Esattamente. Per salvare e risolvere la situazione. Tra tutti i protagonisti c'è proprio The Rock, Dwayne Johnson, sì. E la curiosità è che nel 2005 ha ricevuto il premio per peggior attore di dell'anno, si pensa al 2005, ai Razzie Award. Esattamente, riguardante questo film, per l'interpretazione di Doom. Personalmente a noi il film non è piaciuto molto. Non è nemmeno uno dei peggiori comunque. Non è nemmeno uno dei peggiori, però di sicuro non può stare nella categoria film belli. E la critica l'ha molto, appunto, criticato proprio perché le scene di azione erano molto confusionarie, dirette, sì, male, non si capiva nulla ed era difficile seguirle. Il film è stato fatto con un budget di 60 milioni di dollari e ne ha incassati 55 milioni, quindi hanno perso 5 milioni. Esattamente, hanno dovuto dietro. Sì, esattamente. Il secondo film peggiore secondo noi è stato Final Fantasy. Questo perché il film non ripercorre la trama dei precedenti capitoli dei videogiochi. Nell'ipotetico anno 2065 la Terra viene infestata dai Phantom, sì, che sono delle entità alieni capaci di dissolvere e consumare l'anima degli umani. La dottoressa Aki Ross insieme al dottor Cid cercheranno 8 persone in grado di contenere uno spirito. E uniti tutti questi spiriti riusciranno a sconfiggere il male chiamato Phantom. Esatto, sì. Il film è uscito nel 2001 ed ha avuto il primato per essere stato il film più costoso ad essersi ispirato ad un videogioco. Infatti costò circa 137 milioni di dollari e ne incassò solamente 85. Ricordiamo inoltre che il film è stato creato interamente in computer grafica. È l'ultimo, ma non meno importante, il film che più ci ha fatto, sì, schifo, tra virgolette, sì, ispirato ai videogiochi. Per bruttezza, ecco. È Super Mario Bros. Il primo film ispirato al videogioco di tutti, ragazzi, il primissimo. Film pubblicato nel 1993, la trama è molto semplice, sì, tra virgolette molto semplice. Daisy, ricercatrice archeologica, chiederà aiuto ai Mario Bros per liberare un reperto archeologico dall'acqua. Infatti i fratelli Bros, sono, cioè i fratelli Mario Bros, che ricordiamo che Luigi si chiama Luigi Mario e Mario, sì, si chiama Mario Mario. È il cognome di tutti e due. Fanno gli idraulici. Fanno gli idraulici, come tutti ben sapranno. Ora, che succede? Mentre loro fanno gli scavi e ricercano di riparare la tubatura, se non sbaglio, entrano dentro questo universo parallelo, sì, un mondo abitato da dinosauri umanoidi. La storia racconta che quando il meteorite colpì la Terra, sempre i dinosauri, invece di far estinguere appunto la razza dei dinosauri, sì, divise il pianeta in due parti, quello abitato dai dinosauri e quello abitato dagli umani. Sì, creò questa specie di mondo parallelo, diciamo. Esattamente. Il Koopa, che è il capo di tutti questi abitanti, lo conosciamo tutti, è la tartarughina, ragazzi, dei videogiochi, dovrà cercare l'amuleto che tiene al collo Daisy, il quale sarà necessario ai nemici per teletrasportarsi al pianeta Terra, esatto, quale sarà pieno di ricco materie, di risorse. E riusciranno poi a riprodursi e a popolare la Terra. Il compito di Mario Bros e di Luigi sarà proprio quello di sconfiggerli e contrastarli. Quello che particolarmente ci ha fatto più schifo sono stati i personaggi, cioè i nemici, i Koopa e i Goomba, fatti proprio male. Più che male, non rispettavano per niente la serie originale dei videogiochi, la trama era completamente diversa. Forse l'unica nota positiva è quella che hanno voluto cambiare l'atmosfera, sì, giocosa, sì, e gioiosa della serie dei videogiochi, con quella steampunk e cyberpunk un po' cupa, proprio come i nemici, esatto, di questo film. Forse questa è l'unica nota positiva, sì. Il resto è stato è tutto negativo, ragazzi. Infatti il film è stato un insuccesso anche al botteghino perché sono stati spesi 48 milioni di dollari e ne sono stati incassati solo 21. Siamo giunti al momento di dire i nostri 3 film belli, finalmente quelli belli. Ok, perché ci voleva dopo 3 film peggiori, ci vogliono i 3 film belli. Sì. Io inizierei con Lara Croft, Tomb Raider, esatto, il film del 2001. Del 2001, specifichiamolo, perché ce n'è più di uno. Con protagonista Angelina Jolie. La bellissima Angelina Jolie. Nel film Lara è un'archeologa e fotografa ed è alla ricerca di un talismano, una reliquia, che permette di controllare il flusso del tempo.
A contrastarla ci sono appunto questa setta, gli Illuminati, i famosi Illuminati, che cercheranno di accaparrarsi a sé queste reliquie per controllare l'umanità, semplicemente. Il film è stato molto apprezzato dalla critica, sì, infatti sì. Ha vinto molti premi sia Angelina Jolie per l'interpretazione, sia il film in generale, dagli effetti speciali, tra virgolette, cioè scena d'azione, alla colonna sonora. Mm-hmm. E non per altro l'abbiamo messo tra la categoria dei belli, ragazzi. Bisogna anche ricordare che hanno fatto un sequel, che è il Tomb Raider, la culla della vita. Sì, uscito appunto nel 2003. A noi il film è piaciuto parecchio perché? Sì. Proprio perché ci ricordava i bei tempi in cui giocavamo a Lara Croft e Tomb Raider per la PlayStation 1. Il film non poteva essere da meno, però l'abbiamo visto e ci siamo subito innamorati di Angelina Jolie e di tutto l'universo di Lara. Chi è che non si innamorerebbe di Angelina? Il secondo film che più ci è piaciuto, ispirato ai videogiochi, è Hitman, l'agente 47. Esatto, sì. E questo film è costretto a sfuggire dall'Interpol e dall'esercito russo per una fuga di notizie sul suo conto. Sì. Non si sa per quale motivo, anzi non me lo ricordo. Lo vogliono uccidere. Esatto. Ok, ricordiamo che Hitman è un agente speciale. Un agente speciale. Cresciuto, modificato geneticamente per diventare un mercenario esperto, sì, in grado di risolvere qualsiasi cosa. Infatti avrà un codice a barre dietro la nuca appunto per identificarlo. Il famosissimo codice a barre degli assassini. Esatto. E il film a me è piaciuto un delirio. Anche quando a me. Lo vidi. Non sto parlando di cose tecniche cinematografiche, sì, perché magari c'era pieno di errori e qualsiasi cosa vogliate voi. Però a me è piaciuto perché rispecchiava abbastanza bene, secondo me, il videogioco. E le scene d'azione erano veramente ben fatte. Erano veramente fighe, sì. Una curiosità del film è che molte scene di quando lui è bambino sono degli spezzoni presi da una serie TV americana chiamata Dark Angel. Dark Angel. E l'ultimo film di cui andremo a parlare, che più ci è piaciuto ispirato ai videogiochi, è proprio Silent Hill. Celebre film ispirato alla saga survival horror dei videogiochi, appunto. Il film è stato pubblicato nel 2006 e presenta molti tratti del gioco Silent Hill 2 e Silent Hill 1. Sharon, la figlia di Rose e Christopher, soffre di pesanti incubi e di sonnambulismo. Che cosa succede? Durante appunto uno di questi incubi, lei invocherà il nome di una città, Silent Hills appunto. La madre partirà per Silent Hill alla ricerca della figlia, mentre il padre rimarrà a casa facendo delle ricerche e cercando di scoprire sempre più notizie riguardanti questo posto, facendo comunque delle scoperte raccapriccianti. Il film, sebbene sia stato bocciato dalla critica, ha riscosso un grande successo tra il pubblico, noi compresi. Sì, è piaciuto molto, diciamo. Esattamente, ma perché la critica lo criticava? Per la scarsa recitazione degli attori e per la trama intricata, che verrà risolto con un monologo finale. Sì. In noi il film è piaciuto parecchio, non siamo amanti del genere horror, esatto, del survival in generale, ma questo ci è piaciuto molto anche perché ricordava come per Tomb Raider e Lara Croft il gioco. Ok ragazzi, il video finisce qui, questa era la nostra lista dei film che più e meno ci sono piaciuti dei film che hanno tratto ispirazione ai videogiochi. Sì. Noi siamo i MarvinTube e questo è un video per i Game Grabbers. Sì. Quindi noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale di Game Grabbers e di andare a farci visita nel nostro canale. Esatto, mettete pollici in su ragazzi.